Un saluto agli amici di Mitico Snake, finalmente arriva un altro unboxing. Questo rosso, un regalo della mia fidanzata per i nostri 10 anni e partirò proprio da questo qua. Confezione rossa, ho tolto l'involucro esterno per farvi vedere. Allora, io già lo conosco, quindi nuove cuffie wireless, quindi grazie alla mia fidanzata conosce i miei gusti. Purtroppo non ho una seconda videocamera, altrimenti avrebbe ripreso da qui. Quindi cuffie wireless già provate, poi arriverà un video dedicato sul canale. Adesso l'altro unboxing, beh, una delle novità più attese soprattutto da me, quindi finalmente cambierò qualcosa. Allora apriamo questo qua. Allora, alimentatore. E l'altra cosa che ci sta, beh, non so se riuscire a capirlo, ma sicuramente credo di sì. E sì, ragazzi, finalmente, e finalmente vi dico. Allora, togliamo un attimo la confezione dalle scatole. Allora, lo apro, tolgo il pluriball. Ok, mamma mia quanta ce ne sta. Allora ragazzi, credetemi, sono veramente contento che io abbia ricevuto, eccola qua, questo video durerà poco anche perché essendo due prodotti, quindi non è che siano tanti, quindi allora ragazzi, sta per essere visto, mamma mia quanto pluriball. Allora, mamma mia, fantastico. Già da qui, beh ragazzi, già rende l'idea. Un nuovo computer. A breve vi dirò sia il produttore e sia il modello. Beh ragazzi, non c'è che dire, veramente fantastico. Eccolo qua, il mio nuovo portatile è un ThinkPad X230. Apriamolo. Mamma mia, un piccolo computer davvero fenomenale, ragazzi. Allora, questa è la relativa documentazione. Beh, ragazzi, credetemi, davvero fantastico. Vediamo un po' cosa ha con sé. Allora, la cosa buona di questo computer è che porta con sé l'ingresso per la docking station, quindi posso crearmi, beh, un altro tipo di postazione con una docking station dedicata in modo da poter gestire al meglio i tre display che ho attualmente. Quindi adesso vediamo un attimo se la batteria è carica o meno. Sì, il computer si è acceso. Ok, si sta accendendo, ragazzi. Penso che debba essere messo il sistema operativo. No, ci sta già Windows 10. Penso che sia la versione professional. Intanto, eccolo qua ragazzi. Beh, veramente, veramente fantastico, non ho da dire. Allora, per quanto riguarda le prestazioni, è un i3, se non sbaglio, un i5, non mi ricordo precisamente. Allora, vediamo. Sì, è vero, un Intel Core i5. Con 4 GB di RAM e 120 GB di hard disk. 120 GB per il semplice motivo che è un hard disk SSD. Eccolo qua. Quindi ragazzi, beh, adesso lo vado a personalizzare e mi sa che questo video lo andrò ad editare proprio con lui per vedere come lavora. Quindi se volete restare aggiornati, vi raccomando, seguitemi su Instagram. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, del mio nuovo arrivo. Lasciate tanti bei vostri pollicioni in su. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E seguitemi anche sui social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo. I link li trovate qua in basso in descrizione e già lo sapete. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con un prossimo video domenica mattina alle 11. Ciao! Beh ragazzi, veramente fantastico. Beh, davvero, davvero bello.
che ragazzi, io corro, non vedo l'ora di mettergli le mani sopra per personalizzarlo. Ciao!